vinto l'Atlanta, questa sì, che giustamente dice ho vinto l'Atlanta, però potrebbe, io potrei essere contestato dalla controparte, perché l'atto che la quarta l'ho vinta io, e allora il mio verdetto era decisamente a favore di Sacramento, se avessi dato la quarta dall'altra parte. Guardate i cartellini, io ce l'ho memorizzato. I due colleghi, quello che dico io, quello che dice Sacramento, no, quello che dico io, sto dicendo quello che dico io. Io dico che se puntualizziamo soltanto l'undicesima andiamo fuori tema, perché ci sono anche delle prese che erano molto contrastate, chi l'ha dato un modo, chi l'ha dato un altro. Però se vedete, leggi la quarta. No, stavo vedendo un'altra cosa. Ah. Stavo vedendo un'altra cosa perché mi ha chiamato il Maurizio Zannoni, sì, dicendomi che rivisionando il combattimento si scusava per le brutte parole che diceva prima del match, durante il match e dopo il match. Quando se ne ha salutato via? Sì, quando sono andato via. Prima del match che si lamentava perché le corde erano lente, diceva rivolto verso di noi che dall'inizio dell'incontro incominciamo bene con queste corde, già incominciamo bene e non è bello che siano cose così. Durante il combattimento diceva parolacce nei miei confronti mentre che combattevo, si sente che dice a Giacobbe delle parolacce nei miei confronti e alla fine quando siamo andati a salutarlo, come dici io e lui, di solito avviene, no? Indipendentemente dal verdetto, poi lui ha detto salutami anche questi, e ha detto delle parolacce. Lui mi ha detto mi scuso con te per le parolacce, per il comportamento che ho avuto nei tuoi confronti, però il sesto e il settimo round Giacobbe si stava addormentando, li stava perdendo i reversi e bisognava scuoterlo, quindi ti hanno perso. Quindi si viene dato pezzo. Cioè, non è che io vado ad analizzare l'undicesima, io vado ad analizzare il match. Tutte tre. Sì, sì, no. La settima scelta è sesto e settimo round. Capito? Io vado ad analizzare, no. C'è anche qui da Saitor, sappiamo bene quello che possono dire agli angoli per stimolare il... Non è detto, ma non sono di parolacce. No, abbiamo messo, diciamo, la cogna alla moglie di... il calzatore quando ha detto ammazzalo, mi ricordo in uno dei match che fece, che organizzò, dire una cosa di questo tipo, insomma... Scusate, non entravo nel campo con me. No, ma io ho portato dentro questo... Sì, però tu sai bene che il punto c'è Mario, che devo confermare che insomma agli angoli qualche volta si dice qualcosa al proprio assistito per stimolarlo, per dirgli insomma stai facendo male, forse non è vero, oppure, cioè non lo so, questa non è mia competenza e sinceramente non voglio entrare in campo del mio. Ecco, io gradirei insomma che sono ovviamente ho un po' di difficoltà nel giustificare il primo match, il secondo match, cioè il secondo lo giustifico perché l'ho fatto io, il primo non lo so, non l'ho fatto io, cioè l'ho giusto tanto diretto, però dalla la tua prestazione secondo me tra il primo e il secondo match c'è una bella differenza, posso dire soltanto questo dal punto di vista tecnico, dal punto di vista del giudizio. Tra la tua prima prestazione e la tua seconda prestazione non è stato uguale. Mi limito a dire questo. Io ero giudice della seconda prestazione, non della prima. Forse la prima volta ho vinto con largo margine, la seconda. Io sono giudice della seconda prestazione, però secondo me se fossi un tecnico io analizzerei le due prestazioni che secondo me non sono uguali. La tua prima prestazione è stata sicuramente migliore della seconda. Detto questo non posso aggiungere altro perché non è il mio settore, è il mio. Grazie. Nella prima preparazione c'è stato rubato il combattimento perché in effetti così era. Abbiamo tenuto opportuno di fermarci leggermente per mettere dei colpi più incisivi verso Bragomeni, in modo che tutti sappiamo la differenza del peso e dunque quello che influisce è che Silvio Branco è, diciamo che è più magrolino.
rispetto a Fragomeni. Fragomeni, quando viene dentro, con le sue spinte o altre cose, sembra chissà quello che fa, ma in realtà non è così. Allora abbiamo pensato di fermarci un attimino, in modo che potevamo mettergli qualche colpo più duro di sbarramento per convincere di più la giuria, ma in effetti non è stato così, perché ha influito il fattore che Fragomeni veniva dentro, portava dei colpi che non andava a segno, e lo scarto era di 5 colpi su uno di Fragomeni, perché è visibile nell'incontro, e questo ha fatto sì che sembra che in realtà Silvio è meno preparato, ma la preparazione è identica. Silvio ha fatto la stessa identica cosa dell'altra volta, soltanto che questa volta è rimasto leggermente più fermo. Stando più fermo non ha convinto. Però secondo me però quando si fa delle gare, vedi, ci sono i velocisti che vincono per un centesimo di secondo, ci sono i nuotatori che vincono per un centesimo di secondo, non è che bisogna sempre vincere con un ma in effetti quello che io dico è questo, che la preparazione è uguale. Questa volta ci siamo leggermente fermati per mettere qualche colpo più incisivo, che comunque basta visionare il combattimento, si vede che il combattimento non è perso. Forse bisogna questo è quello male, che io non voglio entrare nel merito della preparazione. C'è la controparte, probabilmente la controparte ha preso delle contromisure rispetto alla prima prestazione, scusa, dove la prima parte sicuramente Silvio l'ha fatto molto meglio di questa prima parte, ma non per demerito della prestazione, della preparazione. Non voglio assolutamente entrare in questo argomento. Probabilmente Fragomeni ha preso delle contromisure. Ma assolutamente no, perché basta. Io non voglio basta fare il discorso della preparazione. Tu giustamente fai l'arbitro e tante cose di giudice, l'arbitro e tante cose puoi vederle. Basta vedere Fragomeni alla fine del combattimento com'era sul viso, e basta vedere Silvio Branco alla fine del combattimento scorso. Dunque la volta scorsa, secondo me, Fragomeni è andato a segno forse meglio di questa volta, perché questa volta proprio ha preso due testate Silvio sugli occhi, non è che ha preso colpi che l'hanno segnato. L'altra volta ha messo qualche colpo dentro, nonostante che noi abbiamo lavorato sopra la preparazione che abbiamo fatto noi è stata fatta per questo motivo. È stata fatta proprio perché dovevamo fare come la volta scorsa, il 12° round, l'abbiamo fatta. Dicevano che eravamo corrette più in appannaggio di Fragomeni. Che cosa abbiamo fatto? Ci siamo limitati a vincere i primi round ugualmente, con meno scarto però. Cioè bisogna vincere di un punto, non è che bisogna stravincere un round e dare fondo alle proprie energie, per mantenerci appunto per i round finali. La 12° round addirittura uno me l'ha scoperta. Cioè, io questo sto fermo restando che non ho bisogno di riflettori puntali, perché a 46 anni la mia carriera la conoscete tutti, ho vinto quello che c'era da vincere, ho dato lustro a questo sport e lo sport ha dato lustro a me. Però ecco, vorrei giustizia a 46 anni, perché se non la chiedo a questa età qui, quando la chiedo a 20? Anche perché poi lo sport insegna dei valori che sono fondamentali, la realtà, il rispetto, e questi valori sono venuti a mancare in questo combattimento. Per cui ai ragazzi che cosa diciamo? Che cosa gli diciamo? Per quale motivo devono venire in palestra? Per insegnargli che cosa? I valori dello sport, e questi valori sono venuti a mancare in questo sport, in questo combattimento.